tutti, ciao e benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su The Sims 4. Ebbene ragazzi, è un grandissimo ritorno che non vi avevo annunciato perché volevo che fosse una sorpresa, perché so che moltissimi di voi davvero attendono da tanto tempo questa serie. L'avevo ricominciata un anno fa, quasi un anno fa, però poi l'avevo abbandonata ragazzi per forza di cose, facendo altre robe eccetera eccetera. Però visto che appunto vi ho detto che voglio cambiare un pochino le cose sul mio canale, ho pensato che The Sims può essere una serie leggera e piacevole da seguire per voi prima di tutto e anche per me ovviamente, quindi una cosa non troppo pesante da sostenere per chiunque, quindi per noi in generale. Per cui ragazzi, ok, quest'oggi andiamo ad iniziare una nuova unità familiare che vedrà come protagonisti questa volta ragazzi non dei personaggi qualsiasi, bensì me e Rodrigo per cominciare. Quindi facciamo attenzione. Adesso vi faccio vedere, ho creato me stessa ragazzi, così io ovviamente non è che sono così brava insomma a far assomigliare Jim alle persone reali, quindi questa dovrei essere io e questo dovrebbe essere Rodrigo, per cui incominceremo con loro due. Andiamo a vedere un pochettino che caratteristiche gli ho dato. A giocherina ho messo come aspirazione maga del computer, quindi vuole imparare e diventare brava in tutto quello che riguarda i computer e i videogiochi. Attenzione, perché i videogiochi sono inclusi in questa cosa qua, quindi è perfetto per me insomma. E dopodiché gli ho messo smanettona, che significa che questi sim diventano felici leggendo di fantascienza o videogiocando. Possono diventare tesi se non hanno giocato molto. Perfetto. E in più l'ho messo ragazzi come tratto pessimista, perché io purtroppo nella vita reale ragazzi sono pessimista, ve lo devo tristemente confessare, per cui direi che è perfetto, perché sarà il completo opposto appunto di Rodrigo, come siamo effettivamente nella vita reale. A Rodrigo come aspirazione gli ho messo quella della creatività, precisamente il tratto di voler diventare un genio musicale, quindi eccellere ovviamente nell'ambito della musica. In più gli ho messo come tratto quello di essere buffo e quello di essere sicuro ragazzi, perché è proprio Rodrigo spiccicato, è questo in pratica, quindi più esatto di così non potrebbe essere. Quest'oggi andremo ad iniziare la loro vita insieme, che tra l'altro ragazzi non ho potuto metterli come più di coinquilini se non sbaglio. Sì, ho coinquilini o fratelli, quindi direi meglio coinquilini, perché così ci sarà la possibilità di farli innamorare e quindi poi staranno insieme e ci ameranno per sempre. Quindi adesso che abbiamo questi due personaggi ragazzi, volevo dirvi che poi l'aggiunta di nuovi personaggi dipenderà anche da voi, perché vorrò ragazzi durante il corso della serie che anche voi mi facciate delle proposte, nel senso di possibili personalità, di aspetti fisici eccetera eccetera. Quindi vorrò creare insieme a voi anche gli altri nuovi personaggi che andremo aggiungendo piano piano a questa unità familiare. Per cui quest'oggi andiamo ad iniziare questa nuova avventura con Giocherina Rodrigo su The Sims 4. Ok, ho chiamato Giocherina Yutu e Rodrigo Rap, mi pare proprio consono. Ok, adesso andiamo a vedere un po' ragazzi dove li ficchiamo sti due poveracci e vediamo di far cominciare questa vita insieme. Adesso devo scegliere uno di questi quartieri. Ci metto sempre una vita a scegliere dove farli andare a vivere ragazzi. Allora ragazzi, io direi di incominciare come sempre da qui, dalla pacifica Willow Creek, ok? A casa, anche se questa è un pochettino più grande, quindi magari potrebbe andare un po' meglio. Vabbè dai, direi di comprare questa e di fare velocemente un'altra camera da letto ragazzi. Andiamo! Si stiamo trasferendo, ovviamente lo voglio ammobiliato. Ovviamente, scusa, così già c'ho i miei mobili e poi me la vanno sistemando un po' come mi pare insomma. Ok ragazzi, ovviamente i miei sim li ho fatti, non dico, sì, saranno tipo adolescenti, una roba del genere. Sì, vedete, studentessa del liceo da 7. Sì, li ho fatti adolescenti ragazzi per non farli già adulti, perché comunque voglio che crescano un pochettino insieme a noi, tra virgolette. Invece lui è uno studente del liceo, lo stesso ragazzi, ok. Abbiamo lezione fra 24 ore, non ce lo scordiamo. Abbiamo i compiti a casa da fare, non ci passa credere. Allora questa è la nostra casetta, il nostro tugurio. Sarà difficile,
mannaggia la miseria, da sistemare. A meno che non eliminiamo questo, ragazzi. Eliminiamo il letto doppio. Ok, direi di mettere semplicemente due letti separati, ragazzi. Compriamo quello più economico perché siamo poveracci. No, vabbè, dai, scegliamo un po' scomodo. Wow, questo qua che costa soltanto 15 dollari in più, c'ha pure l'antistress. Sollievo dal disagio. Dai, ne mettiamo uno e uno. Facciamo così, va. Uno così. E uno cosa? Ok, quello rosso sarà di giocherina, a meno che poi non decidano loro in maniera totalmente indipendente. Allora, qua abbiamo una piccola libreria e direi che è perfetto perché comunque se loro dovessero avere bisogno di studiare, ce l'abbiamo a disposizione. L'unica cosa, volevo vedere se posso già permettermi un computer. Vediamo un pochettino, non lo so. Sì, possiamo permettere. Direi di farlo, ragazzi. Anzi, ci dobbiamo. No, la TV ci sta, però è uno scatolo degli anni 30. Tipo, vabbè, allora facciamo così: prendiamo una scrivania, sempre se riesco a selezionarla, la più strausa che ci sia. 300, dai. Direi di prendere questo, di metterlo qua. Ok, ecco fatto. Ovviamente ci metteremo anche una sedia, giusto adesso. Datemi un attimo. Ecco qua, quella più economica, per favore, che qua stiamo già in ristrettezze. Questi non lavorano nemmeno, quindi fate un po' voi. Ok, ecco fatto. E dopodiché, ragazzi, compriamo il computerazzo. Di comprare questo, lo piazziamo qua perché giocherino, se non gioca, giustamente poi mi va in crisi e così non va bene. Allora, qua un tavolo per fare compiti ce l'hanno di regola. Che dite, ne mettiamo uno un pochettino più grande? Ci proviamo, usiamo un tavolo un po' più grande, direi, perché così veramente, ragazzi, stiamo alle strette. Ma che roba è? No. Ok, costa poco, ma almeno voglio dire, c'hanno un po' più di spazio per loro. Ok, lo piazzo qua, tac. Dopodiché compro anche le sedie, compro quelle più economiche, ovviamente. Aspetta, poi c'è spazio per passare? Certo che ce n'è. Tac, tac. Tac e tac per gli ospiti, eventuali ospiti, sempre se dovessero venirne. Ma la TV, vogliamo parlare? Cioè, sta cosa mi fa troppo tristezza. No, 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 io sta cosa la devo vendere, via. E via! Cioè, così si può. Allora, prendiamo un tavolino basso per metterci la TV. Mi prendo questo qua, dai, lo metto qua. E mi compro pure una TV un po' più decente, per favore. Ammazza! Minchia, poi rimaniamo a secco, Poi non riusciamo a mangiare. Ragazzi, dovete stringere un po' la cinghia se volete qualcosa di un po' più costoso, Va bene, dai, facciamo il sacrificio. Oddio, è piccolissimo. Minchia, pensavo fosse un po' più grande. Vabbè, dai, fa niente. Allora, io direi, sta lampada qua in mezzo alle scatole, di toglierla. Ma poi c'è luce dentro sta casa, perché non vedo. Ok, qua c'è il lampadario, qua c'è la lampada. Ah no, allora ci vuole la lampada. Ci vuole, anzi, sai che faccio? Io metto le plafoniere sui muri. Ah! Queste coi teschi sono bellissime, ragazzi. So che fa un po' paura, ma dai, ce ne metto un paio, tanto costano solo 30 dollari, giusto per fare un po' più di luce. Ok, un'altra qua e una qua sul computer. Anzi, no, vicino al computer, scusate, ma una lampada un po' più decente ce la devo mettere, una da scrivania, perché se no giocherina poi diventa cieca. Ecco, allora direi di mettere un altro teschiarello nel cesso, perché se no poi come vediamo dove pisciamo. Minchia, però ce ne ho messi veramente troppi, ragazzi, Vabbè, dai, ce ne metto soltanto un paio qua nella zona della TV per non diventare completamente ciechi. Poi ci metto una lampadina ridicola, giusto qua nel bagno, giusto per. Ecco, guarda, tac, te la piazzo là e basta, ragazzi, che abbiamo speso già troppo. Eccoci qua, siamo ritornati dai nostri cari Sim. Allora, che sta pensando giocherina? Blocca una porta. E se bloccassi quella del cesso farebbe ridere. Cerca un oggetto da collezione per essere smanettona, va bene. Mentre lui, che vuole fare? Diventa fiducioso. Per riuscirci, fai sì che si alleni o si eserciti a parlare davanti a uno specchio. Ok, adesso lo facciamo subito. E possiamo anche subito raccontare una barzelletta a giocherino. Possiamo fargli fare lo scemo. Oh, racconta una storia buffa. Non so se conta come barzelletta.
Racconta una barzelletta sui mimi, dai, facciamo così e ok, vediamo un po' che cosa succede, se giocherina ci sta, non ci sta. Fatto sta che ragazzi dovete fare i compiti, che c'avete? Ameva. Ciao, oh, giocherina ha avuto il Sosa. primo approccio, l'ha salutato. Oh, che Crown me teneri, vediamo se Vavro lei Wapish ride. Dornay. Noi aspa Filibok. Sì! Ok, adesso Rodrigo vuole diventare fiducioso, povera stella, per cui direi che possiamo farlo esercitare nei discorsi. E giocherina, siccome io ero una studentessa molto modello, diciamo così, direi che possiamo farle fare i compiti. Ma come faccio? Compiti a casa, come faccio? Non so come fare. Oddio, ragazzi, no, non so come fargli fare i compiti. Ah, giocherina è diventata felice, ma che bello! Ah, un oggetto collezione in qualche punto del quartiere. Io pensavo di cercarlo su internet, tipo. Rodrigo, come sta messo? Ah, pure lui vuole bloccare una porta, ma che è? Va bene, allora, giocherina, visto che tu vuoi farlo a tutti i costi, direi blocca la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare. Dai, va bene così. Ed è diventata giocosa, così dal niente. Ma che tenera, sì, però molla. Ho detto di farlo. Ah, già fatto così, semplicemente. Va bene. Ok, per diventare magari computer, ragazzi, devo esercitarmi comunque nella programmazione. Per cui direi di farglielo fare, va. Ok. Quella ovviamente è la tua priorità. Mentre Rodrigo è qua, tranquillissimo, che se la parla davanti allo specchio. Però vorrei pure fare qualche altra cosa, no? Ok, giocherino acquisito per fortuna. Blocca la porta per tutti, tranne i membri dell'unità familiare. Ecco fatto. Ok, e che vuole fare con giocherina? Sì, amichevole. Che qua già cominciamo con i flirt. Ok, come siamo messi a vescica? La vescica sta abbassando, per cui direi di usare il bagno appena puoi. E giocherina, che sta facendo? Si sta esercitando? Bravissima. Oh! Qualcuno ci è venuto a dare il benvenuto. Allora, caro Rodrigo, visto che tu vuoi essere amichevole. Ah no, se ne sta andando. Sta andando via. Vieni a salutare. Presentazione divertente. Vai, 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 vai. Molla sto cacchio di specchio che stai lì a parlare da solo. Me lo scemo da mezz'ora. Quanta gente. Giocherina, pure tu. Dai, vai a fare amicizia con qualcuno. Saluta il nuovo vicino. Vai. Vediamo un po' di fargli fare già amicizia. Che la gente è venuta qua. Ci ha portato da mangiare la signora. Chi è la signora? La signora gentile. Salve signora. Che cosa mi ha portato? Presentazione amichevole. Mi dia pure quella cosa che ha portato da mangiare. L'accetto volentieri. Stavo morendo di fame. E che fa questa? Che incacchiata nera. Ah, meno male, meno male. Ah, la gente com'è felice. Sei salutato la signora, sì o no? Salutate la signora che ci ha portato da mangiare. Yeee, quanta gioia, quanta gioia. Signora, dove ha lasciato il suo piatto? Ah, ce l'ha ancora in mano. Vorrei tanto prendere quello che mi ha portato. What the fuck? Invita i vicini a entrare, dai, dai, dai. Entri pure, signora. Solo che io ho bloccato la porta, però adesso non la vedo. Ragazzi, sì, però. Volete invitare qualcuno a entrare? Ok, così sì. Sblocca, 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 va. Perfetto, l'ho sbloccata, vero? Sì, meno male. Che sta facendo Rodrigo? È andato a giocare? Ma scusa, non eri tu quello socievole, amichevole? Invita a entrare. Ringrazia per. Niente. Rodrigo Rep ha acquisito così a casaccio. Che state facendo, ragazzi? Stanno. Cioè. Socializzano fra di loro quando qua fuori c'è il mondo che li accoglie. Va bene, che. Standa importuna maliziosamente. Io ci provo, ragazzi. Ci provo. Vediamo se Rodrigo ci sta. Perché ti siedi? Non dice niente. Ah. Se l'è presa? Se l'è presa! Ma non ci posso credere. Ecco, sapevo che dovevo bloccare. Oh! Nonna! Ma che cavolo? Non cominciate a scornarvi, è che voi dovrete diventare fidanzati. Madonna, che roba. Sì, scusate, potete andare via che stiamo cominciando pure noi a socializzare e. Non è proprio il momento per, cioè, avere la vostra presenza qua. Che vuole fare? Sia amichevole. Io vorrei tanto essere amichevole, ma questi hanno cominciato a scornarsi. Scusati, ma dai. Non voglio che abbiate un brutto rapporto. Dovete stare insieme. Minchia, questi mi stanno a mettere. Ah, meno male, meno male. Ah, oh, per fortuna. Compro una lavastoviglie, ragazzi. Dovete andarci piano, eh? No, ragazzi, no! Cioè, si autoinvitano. Vabbè, ho capito la gente. Questa se sta a mangiare il dolce che ci ha portato a noi!
Chi di andare via, andatevene per favore, mi state a mettere, sono nervosa, se ne vada signora. Che vuoi tu adesso, che c'è? Che vuoi fare con Rodrigo? Fai romanzia, ho capito, poi cerca un oggetto da collezione, incontro un nuovo sim, dai, presentazione amichevole, così almeno mi si solleva un pochettino il morale. Ecco, allora Rodrigo, tu Vescica, tu devi andare al bagno, te l'ho detto, prima che ti pisci addosso, vai al bagno, molla le nuvolette. Tu non penserai mica di lasciare il piatto sporco qua. Che è questa cosa? Mi hanno lasciato per terra. Sì, però tu puoi andartene via, per favore, ho capito, l'accoglienza, tutto il cavolo che vi pare, ma non è cosa, Vada via, per favore, Rodrigo è qua che Ah, doveva cagare, non doveva pisciare, un altro paio di maniche. Che sta facendo giocherina? Si sta pisciando addosso, lei. Sì, però Rodrigo, non siamo ancora qui. Sì, ma non siamo ancora. Oh, si sono battuti il 5, buona sta cosa. Scusa, Rodrigo, ma ecco, giocherina, mi sto a pisciare addosso. Oh, meno male, va. Chiama qualcuno al telefono. Volete fare troppe cose. Io gli devo fare i compiti a questi. Come faccio? Leggi che cosa? Rodrigo non leggerebbe mai un libro in vita sua. Questo. Ecco, lo sapevo. Mi hanno lasciato i piatti sporchi. Mangia la torta. No, ripulisci. Che c'ha giocherina, mo? È triste. Vabbè, è pessimista, giustamente, ragazzi. È pessimista. No, adesso si butta a letto. Però avete visto? Ho usato il letto che l'avevo letto io. No, poverina, ma poverina. Oddio, è tristissima sta cosa. Rodrigo, non puoi fare qualcosa? Perché va a lavare il piatto in bagno? Perché? Che posso fare per farti passare questa cosa? Oh, che vuole? Chiacchiera, è triste. Rodrigo, rallegrala. Per favore, fai qualcosa. Oh, cerca di... Va a vedere la TV, il pezzo di... No, fai lo scemo, dai, magari le rallegra la giornata, poverina, è triste, dai! Flemfaga boy! Oh. No, lei non l'ha presa bene, no, ragazzi, vi odiate troppo, lei voleva fare romanzia con lui prima, adesso immagino che non voglia farla più. Sì, a quanto pare sì. Posso fare romanzia, cavolacci, lamentati dei problemi, dai, che è una cosa che di solito ti viene bene. E io lo so. Dove vai? Dove? Ma che cazzo? Lamentati con lui dei problemi, maledizione. Ma perché va via? Vabbè, ha fame, ho capito. Ecco perché è di cattivo umore. Io quando ho fame mi metto di cattivo umore. Oh, dai, magari ti senti meglio, dai. Ecco, lui se l'è presa. Ragazzi, sto rapporto è partito malissimo. Ma non capisco perché. Adesso io mi mangio questo, guarda. Prendi un pezzo. Bella che chiacchierano, ma poi si odiano. Ma no, così non può andare. Perché non prendi pure tu un pezzo di questo? Va, che magari tra un po' ti viene fame. Oh, giocherina, brava. Che c'ha adesso a disagio? Perché? Qualcuno mangia davvero quella torta alla frutta? Le ha fatto schifo. Vabbè, di solito le torte di frutta non è che mi piacciono tanto. Oddio. Questo gioco ci ha beccato in piedi. Perché c'è puzza di piedi? Chi è che puzza di piedi? Pure lui ha fatto schifo. Ma perché? E stanno continuando a mangiarsela nonostante tutto. Che succede, ragazzi? Chiacchiera con giocherina. Oh mio Dio, questa situazione è partita proprio malissimo. Dabasibi. Entusiasmati per la nuova serie TV. Vediamo se Rodrigo c'è sta, dai. Sì. Oh, questa dovete fare, dai, dovete trovare punti in comune ed essere felici insieme. Chiedi del fichi fichi. Ma se si odiano, scusa, lamentati del piatto. Ha fatto schifo anche a te, vero? Sì, ha detto di sì, che faceva proprio schifo. Meno male, si sono ritrovati almeno su questo. Vabbè, sì, ripulisci questo e poi direi di ripulire anche questo, Solo ragazzi, mi dovete dire come cavolo faccio a fargli fare i compiti. Perché lo devo fare. Fra 16 ore torniamo a scuola. Ok, che vuole da Rodrigo, mo? Chiacchiera con, vedi, cioè si odiano però si cercano, Allora ci sono buoni presupposti. Io direi di bloccare la porta di nuovo, ragazzi, agli estranei. Scusate, ma cioè, per tutti tranne i membri dell'unità familiare, mi dà fastidio quando gli estranei mi entrano in casa così. Sta andando a buttare la spazzatura. Ma sei bravissimo. Ma che dolce che è. Vabbè ragazzi, allora per oggi ho finito il mio tempo. Però per favore
favore ditemi se qualcuno di voi sa come fare per fargli fare i compiti. Ovviamente fatemi sapere, ragazzi, se questa nuova serie vi piace. Se vi piace, vi raccomando, lasciate un bel pollice in su e lasciate un bel commento qua sotto. Vi ricordo, ragazzi, che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto dei videogiochi utilizzando il mio codice sul sito digital24.it. Trovate il tutto in descrizione, come ci trovate il link ai miei social e il link per fare delle donazioni. Grazie a tutti, un bacione e a te e a tutti, ciurma la giocherina. Ciao!